storico, numero 4, esce il numero 23 Rossetti. Allora forze fresche in campo per quanto riguarda la formazione ospite, Crotone che sta praticamente dettando legge, almeno fino a questo momento. Cesena dunque con Bernacci, uno contro due, poi si sovrappone Pestrin, nulla di fatto, ed è calcio d'angolo per il Cesena. Sì, è un Crotone che ha iniziativa, gioca, gira la squadra del Cesena e poi il Cesena con una palla magari verticale lo impensierisce. Intanto Soviero nel bloccare il pallone sul tentativo di Pestrin poi si è infortunato cadendo, anzi si trattava di Ficagna, non di Pestrin. Soviero a terra, dunque gioco fermo, forse è caduto male più che altro. Ha preso anche un colpo da Papavaigo, vedi? Da Papavaigo, esatto, sì. Il cadere Papavaigo con la spalla e con la testa ha dato un colpo al fianco di Soviero, ma Soviero è una roccia, certamente si riprenderà. Il Cesena in difficoltà, Castori cerca di far prevenire delle indicazioni che non vengono subito recepite, c'è un momentino di confusione, Salvetti ha chiesto ripetutamente alla panchina cosa volesse Castori. In questa prevalenza di gioco totale e presenza massiccia di uomini a metà campo del Cesena, direi il Crotone varia anche posizioni di uomini pur avendo un continuo, direi, avvicendarsi nella fase offensiva. Mengoni cerca Bernacci, Salvetti che si fa vedere, area di rigore del Crotone, il tiro, il gol. Salvetti, incredibile il gol di Salvetti al 29esimo del secondo tempo. Nel momento migliore del Crotone, Salvetti ha tirato fuori dal cilindro una giocata straordinaria, palla controllata, portata avanti, stop e tiro, e l'ha messa nel set dalla parte opposta di Soviero, veramente un gran gol che viene veramente a annichilire il Crotone. Il Crotone in questo momento sta esprimendo il massimo, grandi giocate, costante iniziativa, ma senza avere la capacità di concludere, e il Cesena, pur essendo alle strette con qualche giocata, ecco, dei suoi giocatori migliori, più rappresentativi come in questo caso Salvetti, si trova in vantaggio, potrebbe avere anche l'occasione di vincere una gara importante, vedremo. Quindi meriteresti la vittoria e poi gli altri con meno sforzo riescono a centrare il massimo. Attenzione ancora, Cesena in avanti, Ferreira Pinto in area, davanti a lui Rossi, poi il tentativo di appoggio ne viene fuori in qualche modo, la difesa del Crotone, Crotone che si ripropone adesso con Juric. Non ci arriva Sedivec, poi Rean. Estrin. Salvetti, autore del gol del vantaggio del Cesena. Ferreira Pinto. Bernacci, attenzione Bernacci, il tiro ci mette una pezza con Co. Il Cesena ha ritrovato voglia da questa gran giocata del proprio capitano, sta riprendendo un po' vigore e il Crotone invece sembra demotivato. Cedà. Attenzione, il colpo di testa di Rossi e la ancora una volta rete. Rossi. 2-2. Rossi. È incredibile, però il Cesena è stato un'altra volta a guardare, dire che avevo visto Castori e Gazza, richiamare l'attenzione, chiedere appunto a Salvetti di essere il primo uomo in linea sulla battuta iniziale della punizione, davanti appunto alla barriera e poi l'attenzione sul secondo palo, e invece ancora una volta è stato bravissimo Rossi a beffare tutti e a segnare il pari meritato, direi. Sale l'incitamento del pubblico, dello stadio di Cesena, Sedivec, Cedà, prova a cercare qualcuno dei suoi compagni, si fa vedere Gentile, anzi in questo momento Gentile, c'è Cardinale sulla destra, riceve il pallone in questo momento, il cross, c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Mengoni. Mi sta piacendo tanto questa gara, è esaltante, batti e ribatti continui, partita vibrante, bellissima. Attenzione Rossi ancora di testa, la parata di Turci. Niente di grave per il giocatore del Cesena, Castori pensieroso davanti alla panchina della formazione ospite. In barriera per il Cesena, Gentile, il calcio di punizione, prova a tirare di testa Pellè, è più bravo di lui, Rea, poi ancora mette fuori Mengoni, nulla di fatto in questa circostanza, Fattori, Salvetti. Intercetta il pallone il Crotone con Co adesso,
Salvetti, prova ancora Scarlato, lo anticipa Mengoni, Ferreira Pinto, Salvetti, lotta con Gedà, prova ancora Gedà, nulla di fatto, Fattori alla meglio, Salvetti, Mengoni adesso, Ferreira Pinto, Pestrin, Puleo riesce a venirne fuori, adesso Cardinale, Pellè, classica situazione tattica, Castori ha optato per Piccoli, per Bernaccini, molto più vivo il Crotone e disattento alquanto la retroguardia generale, credo che Castori di questo non sarà certo contento, visto che è stato raggiunto in due palle inattive in maniera abbastanza colpevole da parte degli altri. Attenzione Crotone, ancora in avanti Gentile, poi Gedà, una presa rugbistica da parte del numero 24 Piccoli. Salvetti in questa partita si è visto poco, però ha messo il sigillo alla gara e non è così poco conto. È vero che ormai sul piano dinamico non c'è tanto da contributo all'esperienza della classe, l'ha dimostrato prima quel gran gol. Attenzione Crotone, prova una delle ultime manovre offensive, Cardinale, il cross con Co, Pestrin combatte con il numero 11 rosso-blu, ancora Crotone, Cardinale, il cross in aria, il colpo di testa di Gedà, poi attenzione svirgola, Scarlato non riesce a coordinarsi, a Piocel, Gedà, ancora 30 secondi da giocare, Gedà, Sedivec, palla in fallo laterale, si aspetta soltanto il fischio finale da parte dell'arbitro Gava. Attenzione, l'ultima occasione per il Cesena, Salvetti, il tiro di testa da parte di Papavaigo, pallone fuori, la rimessa in gioco, Cardinale che spazza via, il tempo, la partita sta continuando, state buoni lì dalle parti delle panchine, Mengoni con le mani, Puleo, il colpo di testa di Piocel, l'arbitro controlla il suo cronometro. Cesena che chiude in avanti questa partita, Puleo, Piocel, importantissimo questo pallone conquistato, esatto, ancora dal Crotone. Ha tirato una palla importante e riparte il Crotone. Cardinale, onnipresente in questa parte del campo, Gentile, e l'arbitro fischia la fine dell'incontro, dunque finisce 2-2 la sfida tra Crotone e Cesena. Vi ricordo i gol al 41esimo del primo tempo, il vantaggio di Papavaigo per il Cesena, poi al quinto minuto della ripresa la rete del pareggio di Rossi per il Crotone, poi Salvetti il 2-1 per il Cesena firmato al 29esimo della ripresa e poi il definitivo 2-2 con la firma ancora di Rossi, doppietta per lui. Finisce così dunque 2-2, il commento finale affidato a Paolo Specchia. Partita bellissima, risultato credo giusto, ci siamo divertiti, due tra le migliori squadre della Serie B hanno onorato la partita in questione, credo che fino alla fine cercheranno di aggiudicarsi un posto utile per i playoff. Ci siamo divertiti, complimenti a tutte e due. Grazie allora ancora una volta a Paolo Specchia, vi ribadisco ancora una volta il risultato finale, Crotone Cesena 2-2, 33esima giornata del campionato di Serie B, grazie a voi che ci avete seguito da casa. E buon proseguimento di giornata.